Downfall and Torment è un disco che ha molte influenze, soprattutto per il fatto che è stato scritto in un periodo di tempo molto lungo. Lo strato principale, sicuramente anche come riffing di chitarra, sono i Death, i Carcass, quindi i Death un po' più old school. Poi la contaminazione invece principale successiva è il Gothenburg Sound e The Gates, da Tranquility. E poi chiaramente Jovent. Dal punto di vista dell'arrangiamento invece dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni col clean che rappresentassero, diciamo, l'armonia, no, della natura, le sue voci più cristalline, e invece abbiamo scelto i growl per rappresentare quei suoni un po' più duri. Dal punto di vista tecnico è stato difficile decidere come registrare le voci. Abbiamo cercato di separare i giorni di registrazione così da mantenere una pasta simile sia a livello di clean che a livello di growl, e siamo molto felici del risultato, mi ritengo molto soddisfatto. Siamo ai Bloom Recording Studios e questo bellissimo banco che vedete alle mie spalle è un SSL 4000E del 1978, un oggetto meraviglioso su cui abbiamo avuto il piacere e l'onore di registrare le batterie del disco dei Nanga Parbat. Abbiamo deciso di registrare le batterie in questo studio non solo per questo bellissimo banco che è a disposizione, non solo per un enorme parco microfoni moderni e vintage, ma anche e soprattutto per una sala di presa da circa 100 metri quadri che, trattata acusticamente in maniera perfetta, ti dà la possibilità di avere un controllo al 100% del recording delle batterie. I più recenti, si immagina sempre la batteria super finta, super triggerata, super plasticosa, tendono a chiamarla in questo modo. Per il disco dei Nanga Parbat volevamo partire da qualcosa completamente diverso, cioè da avere una registrazione di batteria appunto su qualcosa di passato, qualcosa di vintage, qualcosa di organico, qualcosa di più vivo. Chiaramente poi ha subito dei trattamenti per portarla a una produzione attuale. Sicuramente poi il progetto che ci abbiamo qui alle spalle ci ha coinvolto un po' più del solito. Sarà per la passione delle montagne. Sarà perché sono quegli uomini. Dei bei ragazzi. Sono bei ragazzi. No, è bello fare cose metal estreme in uno studio dove solitamente si fa tutt'altro. Ti stimola ancora di più. Sì, però il livello, diciamo, dei musicisti, dei professionisti, è comunque, anche lì trovi la stessa passione. Che sia il primo violoncello della Scala di Roma o Flavio, per noi... Per noi è indifferente. Vi tratteremo male allo stesso modo. Allo stesso modo. Quest'album non è stato pensato a tavolino progettale, più che altro è risultato di diversi riff che ci siamo divertiti a scambiarci con Flavio in un certo periodo e che poi hanno preso la forma di vere e proprie canzoni. Questo, se da un lato aveva il risvolto positivo di lasciarci liberi nella composizione, ci ha poi complicato in un secondo tempo le cose quando abbiamo dovuto cercare di uniformare il tutto per creare qualcosa di minimo. Omogeneo. Però penso che la ricchezza di Downfall and Torment sia proprio in questo, cioè nella libertà iniziale di poter fare un po' quello che ci pareva.
la seconda registrazione fatta lì. Ho registrato sia il disco che il playthrough di Tidal Blight. È un brano che permette di alternare un accompagnamento ritmico molto serrato con la parte riffistica e parti dove mi riesco a concedere un po' di libertà in più nel fraseggio, con l'utilizzo di alcuni fill anche improvvisati, quindi non sempre uguali nelle varie esecuzioni. I miei bassi, diciamo, sono state molto serrate su una parte di riff. Il mio approccio è cercare di farle il più melodico possibile e poi suonate sulla batteria, che anche lì era abbastanza serrata, quindi ho dovuto tritare un po' le dita, però a parte questo, un giorno o l'altro imparerò a suonarle anche dal vivo. La prima volta che Flavio è venuto, ho fatto mi andrebbe di registrare un pezzo per un video, che era un pezzo di power metal che poi non c'entrava niente con il Nanga Parbat, però a un certo punto ho detto dovevo registrare anche tutto questo. Sì, il mio background è stato per anni di prog metal, prog fusion, e mi ero ripromesso di non fare più questo genere perché ormai ho una certa età, però diciamo questo mondo prog death è la prima volta che lo affronto, è stato pure divertente alla fine. Flavio Edoardo da pochi mesi ed è nata l'idea di realizzare un guest. Lo considero come uno dei migliori riusciti, soprattutto insomma, in ambito di guest solos e partecipazioni in progetti che non sono miei.